I social network sono quella cosa che da Cremona, largo Boccaccino, ti permettono di arrivare a tutto il mondo e di essere visto in pochissime ore da centinaia di milioni di persone. È quello che è accaduto al violinaio, nickname del maestro liutaio cremonese Valerio Ferron, giovanissimo, classe 1987, ma già ricco di riconoscimenti a livello internazionale per gli strumenti da lui realizzati. Soltanto tre giorni fa, Valerio ha pubblicato sul suo profilo di Instagram questo video che lo ritrae al lavoro impegnato nella costruzione di un violino. È bastato inserire l'hashtag Cremona e dopo poche ore questo stesso video era stato preso e ripubblicato a sua volta dalla pagina ufficiale di Instagram, che conta qualcosa come 178 milioni di followers, cioè di iscritti, in tutto il mondo. E così il video in meno di 48 ore ha conquistato quasi 5 milioni di utenti che da ogni parte del pianeta si sono fermati per 28 secondi, questa la sua durata, a osservare da vicino come nasce un violino cremonese. Almeno cioè, Cremona non mi dà una grande visualizzazione rispetto, comunque non c'è molta gente. Il fatto di utilizzare Instagram sicuramente mi ha aiutato, però spero che abbia aiutato anche Cremona, diciamo, a fare una buona pubblicità anche per Cremona, visto che ultimamente si parla solo di strumenti in bianco, almeno vedere che qualcuno fa ancora le cose a mano. Nel video niente musica di sottofondo, soltanto il silenzio e il rumore degli attrezzi che lavorano in legno attraverso le sapienti mani del maestro Ferron. Il segreto di questo piccolo grande successo? Alexandra, la moglie di Valerio, una giovane ragazza di origine serba con la passione della fotografia e del videomaking, che si appassiona a filmare e immortalare il marito liutaio e che gestisce i suoi profili social. Sono molto fortunato ad avere una moglie videomaker e fotografa che ha pubblicato appunto casualmente un video su Instagram e a un certo punto milioni di visualizzazioni del video, cioè una cosa incredibile. E anche il profilo di Valerio Ferron ha improvvisamente iniziato a crescere. In sole 48 ore gli iscritti alla sua pagina personale sono diventati 32.000.